Sono oltre 150 gli uomini che la Protezione Civile ha impegnato per prestare soccorso alle popolazioni colpite dal maltempo nella Piana del Sele. Volontari, tecnici e funzionari sono ancora al lavoro in queste ore per liberare abitazioni e locali dall'acqua e dal fango che li ha invasi dopo l'esondazione del fiume Sele. L'assessore alla Protezione Civile della Regione Campania, Edoardo Cosenza, ha sottolineato in una nota come il sistema di allertamento del centro funzionale della Regione Campania e la sala operativa H24 della Protezione Civile regionale hanno perfettamente funzionato. La macchina del preallarme predisposta dalla Giunta regionale, la sensibilità dei sindaci e dell'intero sistema del volontariato hanno consentito di non avere vittime nonostante l'eccezionalità dell'evento. Resta alta l'allerta, nonostante la tregua dal maltempo, la sala operativa di Protezione Civile e il centro funzionale proseguono il monitoraggio dei fenomeni, restando in contatto diretto con il presidente della Regione Campania Stefano Caldoro, con il presidente della provincia di Salerno Giuseppe Canfora e con l'assessore regionale all'agricoltura Daniela Nunez per i danni all'agricoltura. In settimana si terrà una riunione a Salerno per fare il punto sui danni agli argini, alle strade e all'agricoltura. E intanto le associazioni di categoria parlano di disastro annunciato. Eboli, Battipaglia e Ponte Cagnano registrano il maggior utilizzo di risorse comunitarie per investimenti in agricoltura, investimenti che rischiano di perdersi senza un'adeguata manutenzione del territorio. Monta anche la polemica tra il presidente del Comitato Novasche Emidio Ventre ed il presidente di Coldiretti Salerno Vittorio San Giorgio, che ha rimarcato nuovamente la necessità di velocizzare le procedure per l'avvio del grande progetto Fiume Sarno. Non è possibile, ha sottolineato San Giorgio, che per la firma o l'assunzione di non responsabilità di qualche burocrate che si appella a cavilli di carattere normativo, migliaia di imprese rischiano di andare sott'acqua alla prima ondata di maltempo. Ventre ribatte affermando che nessun burocrate ha bloccato il progetto, che peraltro non è legato ai danni causati dal maltempo nella Piana del Sele. Quella del Comitato Novasche è una battaglia contro chi ignora lo stato di inquinamento degli affluenti Solofrana e Cavaiola, noti come i più inquinati d'Europa.